Amici dei 150 anni dello sport comense, bentornati qua con noi, sempre a Palazzo del Broletto, dove c'era questa splendida mostra sulla storia dello sport. Abbiamo un ospite d'eccezione, Verica Scorza, una grandissima allenatrice di nuoto, soprattutto una che ha fatto la storia del nuoto a Como, perché quanti anni che alleni qua a Como? A Como alleno da... No, intanto vi ringrazio per l'invito, da 20... No, 23 anni. 23 anni. Sono vecchia. Donna della Como Nuoto. Praticamente lei ha allevato tantissimi ragazzi in questi ultimi anni, diciamo quasi due generazioni di giovani nuotatori comaschi. Eh sì, dai piccoli ai più grandi, sì, direi sono passate tante generazioni. Tante generazioni. Sì. E tu eri un atleta prima nel nuoto, poi la passione ti ha portato a diventare un'allenatrice, sì. Seguito alcuni anni fa e sei un'allenatrice a livello nazionale, partecipi a tutti gli aggiornamenti, tutti i meeting nazionali con gli altri allenatori e i nuotatori comaschi sono affidati sicuramente in buone mani, nelle mani di Verica. Partiamo un pochettino da come è nato il contatto con la Como Nuoto, perché hai deciso di venire a Como e perché ti è piaciuto stare qua. Como, così tanti, 24 anni mi sembra che sono tantissimi. Ti piace troppo, no? Sì, no, beh, Como è bellissima. Poi io sono partita nuotando, logicamente, in un'altra società, però sempre di Como. Ho nuotato per tanti anni, ho avuto, vabbè, i miei risultati a livello nazionale e il resto. È capitato un po' per caso all'inizio, perché vabbè, io ho fatto una figlia presto, a 21 anni, e ho iniziato a lavorare in piscina quando ne avevo 16. Già andavo a scuola, nuotavo, no, no, però si inizia, come anche i miei ragazzi, si inizia con l'assistente bagnante, quindi per recuperare qualche soldo, magari durante l'estate o comunque durante l'inverno con qualche ora, e da lì ho iniziato a fare i corsi di nuoto, mi piaceva, ero bravina, penso, ero appassionata più che altro di stare con i ragazzi, e poi ho iniziato ad allenare a 22 anni. Ancora molto giovane. Sì, piccolini. Mi rendo conto che probabilmente nel nuoto, rispetto agli sport che pratico io, l'età dell'atleta è molto minore rispetto a quella. Sì, fino a una quindicina d'anni fa forse si arrivava ai 17 anni, 18. Adesso inizia a essere un po' più lunga l'età anche del nuoto, sì. Sì, sì, si è allungata molto, anche con lo studio del metodo d'allenamento. Parliamo di metodi di allenamento, perché i vostri allenamenti, li ho visti, sono bellissimi, sono programmati, c'è dietro tutta una scienza, una cultura, una sperimentazione, sì, per sì. Parleremo più avanti. Volevo chiederti, voi naturalmente la politica della Como Nuoto è rivolta soprattutto ai giovani, alla crescita, sì, dei ragazzi, voi qual è il vostro programma, la vostra strategia su di loro, a che età più o meno li prendete, a che età insegnate a nuotare, perché ci sono i genitori che buttano il bambino in acqua. Allora, nuotare, un grande nuotatore, sì, e poi ve li portano, poi non è così, no? Sì, sì, allora a parte che voglio fare una premessa che comunque tutti dovrebbero saper nuotare, perché con quello che succede poi al mare, al lago e tutto il resto, quindi la base del nuoto è importantissima anche, si dovrebbe mettere anche nelle scuole, perché comunque saper nuotare bisogna fare per forza. Io facevo la Ugo Foscolo e noi facevamo due ore in piscina. Anni fa si faceva in piscina, io andavo anche a sciare con la scuola. Da noi iniziano a nuotare dai 7-8 anni, prima fanno il corso di nuoto, inizi 7-8 anni con un preagonismo, allora lì inizi a quello che è lo sport del nuoto, con piccole fasi, nel senso che vengono un paio di volte alla settimana, gli si insegna che cos'è lo stare in acqua e nuotare bene. Ritorniamo sull'argomento allenamenti, metodologia di allenamento e tipo di allenamento, perché io sono in contatto con molti genitori, sì, che hanno fatto, con i figli che fanno nuoto, sono un po' spaventati dal numero di ore cui dedicano all'attività. Ci sono alcuni ragazzi, quelli che fanno parte dell'agonistica, che addirittura si allenano prima di andare a scuola, sì, al mattino. Sì, allora dipende dall'età, è tutto molto in crescita, dai 7 fino ai 10 anni si allenano 3-4 volte alla settimana.
Dopo i 12 anni tutti i giorni, tranne che la domenica, quindi 6 giorni su 7. Poi dipende da che cosa vuoi arrivare a fare e se vuoi essere un po' più ad alto livello verso i 15-16 anni, l'allenamento la mattina alle 6, il doppio allenamento bisogna farlo, stanno in acqua tantissimo tempo. Io dico sempre che è uno degli sport più faticosi a livello mentale, perché tu comunque combatti con te stesso, e a livello proprio di tempo e di determinazione, perché nuoti per 2 ore e mezza, 3 tutti i giorni. E poi c'è anche la palestra. Questo l'atleta non deve essere soltanto fisicamente e tecnicamente preparato, ma anche a livello mentale. Soprattutto parlavamo prima di quell'età che va dai 14 anni in su, perché fino ai 14 anni sono un pochettino. È più un gioco, sì. Sono ancora incoscienti e quindi hanno un approccio diverso nell'allenamento. Hanno l'allenamento e divertimento. Sì, sì, sì. Anche la gara diventa divertimento. All'inizio è tutto superare se stesso, quindi imparare bene a fare la virata, imparare bene a fare le gare, divertirsi in gara, andare con i compagni alle gare, ma anche in allenamento. Dopo i 14 io dico che è la corsa contro il tempo, sei te stesso contro un tempo da migliorare, che è difficilissimo. Quanti talenti si sono persi in quell'età lì, secondo te? Tantissimi, tantissimi in Italia, ma tantissimi in tutte le società, perché dopo i 15 anni iniziano ad avere il problema della scuola, che comunque negli ultimi anni la scuola è più faticosa di 20 anni fa. Io mi ricordo che uscivo alla 1 e non è che avevamo tutto questa. Adesso ci sono i rientri, l'alternanza al lavoro, quindi anche la scuola fa il suo peso in questo momento, bellissima, nel senso che serve, però a livello sportivo è più faticoso. Però nonostante questo l'Italia, la nazionale, ha un boom del nuoto incredibile. Sì. Vince da tutte le parti, sì. Cosa che dicevano che i ragazzi italiani non erano mentalmente adatti appunto a sopportare tutti questi allenamenti, perché io dalla nostra età io vedevo c'erano gli atleti dell'est che erano disposti a fare qualsiasi cosa, invece noi eravamo sì, diciamo e mollavamo che prima, e loro invece erano perseveranti e continuavano. Sì, è cambiato un po' il metodo, è cambiato anche, sì, sicuramente il mondo, il metodo d'allenamento è cambiato molto, perché quando nuotavo io si è studiato, adesso si studia molto di più, quindi anche l'allenamento non è più gli 80 km al giorno che era una volta, ma si studia di più a livello fisiologico del muscolo, in maniera di allenarli senza meglio, sì, più organizzato. Ecco, noi adesso abbiamo parlato di nuoto ad alto livello, è giusto che un bambino, un ragazzo aspiri ad arrivare a queste cose qua, a questa situazione in cui abbiamo parlato adesso, oppure lui deve rimanere sempre nella sua nicchia, nel suo essere ragazzo? No, allora io non lo so, insegno che è bello avere un obiettivo. Un obiettivo lo bisogna avere in tutto, nella vita, quindi anche nel lavoro, nell'amore, nella scuola e anche nel nuoto. Ognuno di loro ha i propri obiettivi, quindi certo bisogna cercare di arrivare al massimo delle potenzialità, quello sì. Abbiamo un argomento un po', tanti argomenti a parlare con la Veri, un argomento un po' delicato, i genitori. Io faccio un altro sport, i genitori sono sempre un problema quando si intromettono fra società, ragazzo, allenatore, danno i loro suggerimenti. Come riesce a gestire la cosa? Credo che in piscina è molto più semplice, perché loro sono in tribuna. Sono un po' staccati, sì. Tu sei in tasca, la situazione non può mischiarsi, però penso dopo ci siano sempre un po' di problemi. Sì, no, noi, per dirti, io ringrazio anche molto i miei di genitori che fanno una vita a portare i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni e alle gare, che è veramente pesante. Lo stacco lo si insegna per me un po' già dai piccoli, quindi si cerca di instradarli anche con dei consigli per riuscire a tenere i ragazzi più sereni possibile, sì. Poi ci sono quei genitori che, come dici tu, dicono, ho il campione in mano, quello, vabbè. Il ragazzo più indipendente dai genitori riesce a migliorare di più, si allena di più, oppure no, secondo te? Sì, per me un po' sì, è più responsabilizzato. Dopo i 14 anni, faccio due gruppi, gruppo ragazzi,
tipo il WhatsApp e il gruppo genitori, quindi io do le comunicazioni, sì, do le comunicazioni in modo diverso. I genitori, quando logicamente hanno una gara, con i ragazzi le comunicazioni le do solo a loro, proprio per insegnargli che lo sport dopo i 14 anni è loro responsabilità, non più nuoto per la mamma, bisogna nuotare per se stessi. Sì, è quello che io insegno, ma comunque insegno anche ai genitori. Adesso abbiamo parlato di argomenti esterni, adesso ci devi spiegare perché un ragazzo ci deve avvicinare al nuoto e perché deve venire in Comunuoto. Ricordiamo che però la Comunuoto fa dei miracoli ogni giorno per fare l'attività agonistica ai propri ragazzi in una situazione difficilissima in cui stiamo vivendo a Como, con la situazione delle piscine, ma qualche speranza, barlume di speranza c'è per i prossimi mesi, a quanto pare. Ah. A quanto pare, magari riusciremo a uscire da questo impasse. E racconta un po' come uno si deve avvicinare al nuoto, perché si deve avvicinare al nuoto, perché deve venire con il nuoto. Allora, come dicono tutti, il nuoto fa bene a tutto, ma il nuoto comunque ti porta ad avere, mi sono impappinata, ad avere degli obiettivi, gli obiettivi per se stesso, ti fa crescere in Comunuoto perché comunque è una società solida, mi sembra, 100, 3 anni, vuol dire che probabilmente nel passato, comunque come società è molto forte, cioè hanno possibilità di gareggiare dove vogliono, come vogliono, poi l'allenamento, io ho i miei collaboratori che sono preparatissimi e l'avvicinarsi al nuoto ti aiuta, per me, anche nella scuola, nell'organizzarti nelle tue giornate, a non stare in... attaccato alla PlayStation, perché adesso i ragazzi fanno solo questo, PlayStation, cellulare, WhatsApp, Instagram, poi ci sono delle cose che io non conosco, sempre su internet che è meglio, e lo sport ti aiuta in tutto, in Comunuoto, perché noi seguiamo proprio questa linea, facciamo crescere i giovani, quello che dicevi prima, noi puntiamo proprio sui ragazzini, sui più giovani, per poter farli crescere in maniera da avere una vita sana e serena. Cioè, questa intervista andrà su Instagram e su tutto, perché per renderla fruibile, sì, anche a loro, quindi siamo messi così. Qua siamo in una mostra storica di cimeli storici, è importante far vedere ai ragazzi la storia, tutto quello che ha fatto la Comunuoto nel passato. Ricordiamo che la Comunuoto ha avuto un percorso all'interno della Comense all'inizio proprio del Novecento, che era una sezione, arrivata alla sezione nuoto della Comense, è derivata, poi dopo è rientrata e riuscita, sì, due volte. E quindi è storia vera, il nuoto è storia di Como, è storia dello sport, e quindi perché devono venire a vedere, capire, vedere quei vecchi attrezzi che ci sono, le vecchie caluttine, i vecchi palloni. Si faceva il bagno nel lago, ci si allenava. Non ci possono credere. Loro poi, abituati ad avere tutto, non credono mai che prima ci si allenava veramente nel lago. E a inizio Novecento i grandi nuotatori di alto livello era tutta gente o vive al mare o vive al lago. Gli altri non avevano opportunità di poter nuotare, di poter allenarsi e di poter crescere a livello natatorio. No? Sì, sì, sì. No, adesso per fortuna sono molto più fortunati, hanno le piscine vicino e speriamo che quest'acqua venga anche da qualche altra piscina, perché sennò anche il nuoto può morire in questo momento, come o no. Il nuoto è importante, deve continuare, appunto è storia, e a Como dobbiamo fare in modo che continui, non dobbiamo mai mollare tutti noi dirigenti e anche degli altri sport, perché più sport si fa meglio è. Sì, lo sport è importantissimo, importantissimo proprio per la vita. Allora Verica, salutiamo i nostri telespettatori, da fare un saluto particolare della Comunuoto, andate in Comunuoto. Noi vi salutiamo dalla Comunuoto e vi aspettiamo in tanti. Saluto tutti i nostri telespettatori, ci vedremo con le prossime interviste con altri grandi personaggi dello sport, qua proprio a 150 anni dello sport comense. Buona serata. Buona serata.